Presento. Grazie, 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 grazie. 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 Grazie, grazie. Vi ringrazio. Vi presento Ron Jenkins che presenterà questa sera il prologo. I present Ron Jenkins who will translate the prologues this evening. Lo spettacolo di questa sera ha per titolo Mistero Buffo. The show this evening has the title of comic mystery play, Mistero Buffo. Mistero Buffo è un genere di spettacolo nato nei primi secoli dopo Cristo. These are shows that were born in the first centuries after Christ. Che veniva rappresentato per tutto il Mediterraneo. They were presented all over the Mediterranean. Ecco, chi è un genere del tutto particolare questo, di teatro. These type of shows were a special type of theater. Mistero buffo è formato da due termini, due parole. It's made up of two terms. La prima parola mistero significa rappresentazione sacra. Mistero means sacred representation. E buffo significa ironico, grottesco, sarcastico. Buffo means ironic, grotesque and sarcastic. Dunque, ma bisogna fare attenzione, questa ironia e questo sarcasmo non veniva mai indirizzata alla religione. But we have to make it clear at the beginning that these shows are not, the satire in these shows is not directed against religion. Ma a coloro. È il destino di ogni comico. This is the destiny of every comic. Tutte le volte che si dicono delle cose serie, la gente ride. Every time you say something serious, the people laugh at you. Tutto il contrario di quanto succede ai politici. It's just the opposite of what happens to politicians. Allora, è vero, questo genere di spettacolo non si indirizzava mai alla religione, ma soltanto a coloro che facevano mercato della religione. It's true that these types of shows are not directed their satire against religion, but against people who commercialize religion for their own profit. Ecco, bisogna dire che gli attori che recitavano questo genere di teatro si chiamavano giullari. The actors who performed these types of shows were called giullaris, traveling minstrels. E rappresentavano i loro spettacoli, si esibivano tanto nelle piazze durante i mercati. And they presented their shows in the courtyards, in the marketplaces. Poi nei cortili. In the courtyards, sul sagrato delle chiese, in the steps of the churches, e alcune volte anche dentro la chiesa, and sometimes even inside the churches, invitati direttamente dai preti, invited in directly by the priests. Bisogna dire che i preti nel Medioevo erano molto spiritosi. The priests in the Middle Ages had very good senses of humor. E se ne servivano i preti proprio per dare valore e calore al momento della spiegazione del Vangelo. And the priests used the giullaris to help give the gospels a little extra liveliness. Sì, perché così facevano spettacolo. In this way they turned it into a show. Il prete si metteva sul suo pulpito normale. The priest stood up on his normal pulpit. E faceva costruire un pulpito apposta per il giullare. And they constructed another pulpit especially for the giullari. Il giullare si travestiva in questa occasione o da diavolo o da ebreo. And for this the giullari would get dressed up either as the devil or as a Jew. Nel Medioevo, ebreo e demonio era la stessa cosa. In the Middle Ages, the devils and the Jews were the same thing. Il giullare cercava di fare ironia quando il prete spiegava la dottrina. And when the priest was explaining the Gospels, the giullari would make fun of what he was saying. Il prete dava la spiegazione del Vangelo e il giullare si metteva a sfottere, a ironizzare. See, the priest would explain the Gospels and the giullari would mock him. Ecco, quando un giullare era veramente bravo, riusciva a divertire immensamente il pubblico. When the giullari was very talented, he could entertain the public tremendously. E metteva in grave imbarazzo il prete. And he could embarrass the priest. In certi momenti il prete balbettava, diventava rosso. The priest would be so upset that he would become red, blush. Ma poi alla fine ecco che aveva un colpo di reni straordinario. But at the end he had an extraordinary stroke of rhetoric. E riusciva a vincere tutta la tensione. And he succeeded in winning the contest. Sempre vinceva il prete. The priest always won. Ce l'aveva in contratto. He had it written into the contract. Adesso voi dovete permettermi di fare un salto al rovescio e avvicinarvi ai nostri giorni. And if you let me, I'll make a jump in history and come closer to our times. Esattamente vorrei arrivare al 500. In the 1500s. Cioè al tempo della commedia dell'arte. It was the time of the commedia dell'arte. E presentarvi un grandissimo personaggio della commedia dell'arte. And I'll present to you an important character from the commedia dell'arte. Lo Zanni. Lo Zanni. Lo Zanni è il padre, si può dire, il prototipo di tutte le grandi maschere della commedia dell'arte. The Zanni was the prototype of all the important mask characters of the commedia dell'arte. È il padre di Arlecchino, di Stenterello, di Brighella, di Pantalone, di Sganarello. The father of Harlecchino,
Brighella and all the other characters of the Commedia dell'arte. La sintesi. A little synthesis. Bisogna dire che la sintesi è la dote principale dell'americano medio. The ability to synthesize things is one of the great skills of the average American. È vero. Ma Gianni non è un nome inventato. Gianni is not a name that was invented. Era un soprannome che si dava a tutti i contadini della vallata del Po. It was a name that was given to all the farmers of the Po Valley. Ecco, diventano a un certo punto diventano molto importanti. These farmers at a certain point became very important. E come mai? And how come? Grazie all'esplosione di un fenomeno straordinario. Thanks to the explosion of an extraordinary phenomenon. Che ha rivoluzionato, si può dire, la storia dell'umanità. That revolutionized the history of humanity. La nascita del capitalismo moderno. The birth of modern capitalism. Pochi lo sanno. Not many people know. Ma il capitalismo moderno è nato in Italia. But modern capitalism was born in Italy. Ed esattamente a Venezia, a Genova e a Firenze. In Venice, Genoa and Florence. E di questo noi italiani siamo molto orgogliosi. And of this fact we Italians are very proud. Soprattutto quando andiamo all'estero. Especially when we go abroad. Perché sugli italiani ci sono dei luoghi comuni veramente eccessivi. Because there are stereotypes that people have about Italians that are excessive. Per esempio all'estero quando pensano a un italiano pensano subito a uno che mangia gli spaghetti. Foreigners think that Italians are people that eat a lot of spaghetti. Ed è vero. And it's true. Noi mangiamo gli spaghetti. We do eat spaghetti. Soprattutto adesso con la nube tossica che ha sorvolato l'Italia per lungo tempo. Especially now that the radioactive cloud is floating over Italy. È impossibile mangiare le verdure. It's impossible to eat vegetables. Il latte è ancora proibito. The milk is prohibited. Tutti i caseari, formaggio, burro, niente, non si Cheese, può mangiare. Cheese, butter, you can't eat it. Non parliamo poi la carne. And you can't even think about the meat. Ci sono rimasti gli spaghetti e le pietre. The only thing left to eat are rocks and spaghetti. Un altro luogo comune sugli italiani è che noi guardiamo le donne. Another stereotype that people have about Italians is that we like to watch women. È vero. And it's true. Nessuno al mondo guarda le donne come un italiano. Nobody in the world knows how to watch women the way the Italians can. Soprattutto con la velocità dell'italiano. Especially with the speed with which the Italians do it. Noi abbiamo uno sguardo rapidissimo. We have a very quick glance. Con un solo passaggio di sguardo riusciamo a guardarci, a osservarci 15 donne insieme. With one turn of the head we can observe 15 women at once. Riusciamo a catalogarle. We can catalog them. Il peso, il volume, their weight, their forma, volume, altezza, all their dimensions. Tutto, età, tutto riusciamo. Their age, everything we know. Per questo abbiamo una conformazione dei muscoli del collo del tutto particolare. For this we have a special muscular structure in the back of our necks. Ma anche una particolare struttura dei muscoli dell'occhio. But also a very particular muscular structure in our eyes. Infatti riusciamo a guardare di lì mentre la faccia viene di là e di là. So that we can turn our head in one direction while our eyes look the other way. Per questo naturalmente ci alleniamo. And for this we have to be trained. Fin da bambini. From the time we're children. Veniamo allenati. We've been trained. Io quando ero piccolo andavo al mercato con la mia mamma. When I was little I went to the market with my mother. Che mi teneva per mano. She held me by the hand. Io ero un bambino molto distratto. I was very distracted as a child. Guardavo il cielo. I would look at the sky. Gli uccelli, mi infilavo le dita nel naso. I'd finger up my nose. E mia madre, tac, uno schiaffo. My mother gave me a big slap. Che fai, ti distrai? What are you doing? You distracted? Guarda le donne. Look at the women. Un altro luogo comune sugli italiani è che noi siamo ristoratori, meglio gestori di ristoranti. Another stereotype they have about Italians is that we run restaurants. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Nessun popolo gestisce ristoranti nella quantità degli italiani. And it's true, not any people in the world have more restaurants than the Italians. Neanche i cinesi. Not even the Chinese. Vi basti dire che a Londra ci sono 25.000, ripeto, 25.000 ristoranti gestiti da italiani. Non in London alone there are 25,000 Italian restaurants. Con la dicitura, ristorante italiano.
that had the sign outside that say Italian restaurant. Ma soltanto 5.000 sono gestiti da veri italiani. But only 5,000 of them are really run by Italians. Tutti gli altri 20.000 sono gestiti da gente di tutte le nazioni. All the others are run by people from other parts of the world. Sono tutti jugoslavi, svizzeri, Swiss, francesi, French, tedeschi, perfino svedesi. Germans and even Swedes. Svedesi che vanno in giro con una parrucca nera. Swedes who wear black wigs. Delle basette lunghe fin qua. With sideburns down to here. Baffi neri. Black mustaches. E per convincere che sono davvero italiani. And to convince people that they really are Italians. Guardano le donne. They try to look at women. Ecco come guardano le donne gli svedesi. Watch how the Swedes try to look at women. Non sono capaci di they fare can't così. Do it like this. Ebbene. Ebbene, noi italiani oltretutto abbiamo no, c'era un'altra cosa da dire a proposito delle trattorie. And there's another thing I have to say about these Italian restaurants. E dei ristoranti, che da un po' di tempo i ristoratori italiani sono diventati nazionalisti. See, recently the Italian restaurant owners have become nationalists. Sono diventati orgogliosi di essere italiani. They become very proud to be Italians. E mettono fuori dai propri ristoranti le bandiere. Outside the restaurants they put up the Italian flag. Ma bisogna vedere in Europa, specialmente in Belgio, per esempio. C'è una strada dove ci sono tante trattorie, ristoranti italiani. In Europe, in Belgium especially, there's a street where there's a lot of Italian restaurants. A Bruxelles. In Brussels. Addirittura ci sono tutte le bandiere fuori. There's all these Italian flags outside. Io la prima volta che sono arrivato credevo fosse arrivato il presidente della Repubblica italiana. First time I was there, I thought the president of the Italian Republic had arrived. Poi sono entrato in un ristorante. Then I went into the restaurant. Mi sono seduto invece della tovaglia. I sat down there and instead of a tablecloth. Sul tavolo c'era distesa la bandiera. There was an Italian flag on the table. Ma mangio qui. So I ate on it. Sì, mangio così. E poi mi hanno dato il tovagliolo, anche quello era una bandiera. Then they gave me a napkin, that was an Italian flag too. C'era una forchetta con infilzata la bandiera. And there was a fork with a little flag on it. Ho tirato via la bandiera e se non me la mangiavo. I took the flag away and ate with the fork. E me la sono messa nel taschino. Then I put it in my pocket. Ho mangiato spaghetti. I ate spaghetti. Ho versato il vino sulla bandiera, spaghetti. I ho sporcato tutta la bandiera. All over the flag. Ma siamo l'unico paese al mondo che mangia sulla bandiera. We're the only people in the world who eat on our flag. Tutti gli altri la bandiera la mettono sulle corazzate. All the other countries put their flags on warships. Sui sommergibili atomici. So on atomic submarines. E anche sugli aerei. And on airplanes. Noi siamo un paese incivile. But we are a country that's very uncivilized. Va bene, il... Ma basta, forse. E ci sono anche degli orgogli nazionali. See, there is a little bit of national pride here. Dunque, dicevo che gli italiani hanno inventato le banche. The Italians also invented banking. E le banche erano così importanti che i re di fatto di tutta l'Europa sposavano le figlie dei banchieri. Bankers were so important that kings all over Europe married the daughters of bankers. I Medici, per esempio, erano banchieri, lo sapete benissimo. The Medicis, for instance, were bankers. E hanno dato le proprie figlie a tutti i re d'Europa. And they married their daughters to kings all over Europe. Ma a proposito di Firenze, già che i Medici sono di Firenze. And the Medicis were from Florence. Esistevano anche degli altri banchieri illustri, come i Pazzi, per esempio, gli Strozzi, e soprattutto i Vespucci. See, there were other banking families in Florence, including the Vespuccis. Tu hai tagliato gli altri due, d'accordo. Sempre sintesi. Vabbè, non è importante. I Vespucci. Pochissimi sanno che furono proprio i Vespucci a finanziare Isabella di Spagna per la scoperta dell'America. Not many people know that Vespucci were the bankers that gave Queen Isabella of Spain money to help finance the discovery of America. E i Vespucci inviarono il proprio figlio, Amerigo Vespucci, a controllare Colombo. See, and the Vespucci family sent their son, Amerigus Vespucci, to check up on Columbus. Che non si fidavano molto fra italiani. Because the Italians don't trust one another very much. E Vespucci, Amerigo Vespucci, che era un ragazzo, imparò a guidare le navi, a portare le navi, divenne un grande ammiraglio, proprio seguendo da banchiere Colombo. See, Amerigo Vespucci learned how to navigate a ship, he became an admiral, just so that he could follow Columbus and check up on his money. Ed è incredibile che l'America non si chiama Cristofora. It's incredible that America is not called Cristofora. Come sarebbe logico. Which would be logical.
No, si chiama Ameriga. No, it's called Ameriga. Come Americo Vespucci. Like after America's Vespucci. È sintomatico. This is symptomatic. L'America ha il nome di un banchiere. America has the name of a banker. In quel tempo le banche inventarono le maone. In these times the bankers invented what they called maoni. Le maone sono azioni commerciali. Maonis were like stockholder shares. Venivano distribuiti a tutti i cittadini di Venezia. They were distributed to all the citizens of Venice. Che così potevano partecipare ai grandi affari delle banche. So they could participate in the business of the bank. Questi affari erano guerre coloniali. The business of the bank was colonial war. In brevissimo tempo, 10 anni, la Repubblica di Venezia si decuplicò come territorio. See, in a short time, only 10 years, the Republic of Venice increased by 10 times the number of lands that it possessed. Perché tutte le coste del Mediterraneo, dell'Oriente, diventarono proprietà di Venezia. All the east coast of the Mediterranean became the property of Venice. Ecco che arrivarono sui porti di Venezia e di Genova una quantità enorme di derrate alimentari a metà prezzo. See, and from these lands there arrived in the ports of Venice and Genoa a great quantity of agricultural products at half price. I contadini di Zanni, appunto, the Zannis, the farmers, si trovarono naturalmente nella impossibilità di vendere i propri prodotti. Found themselves unable to sell their own products. Morivano di fame. And they began to die of hunger. Dovettero scendere a Venezia e a Genova a chiedere lavoro. They had to leave their farms and go to Venice and Genoa to ask for work. E con loro naturalmente arrivarono anche le loro donne. And with them they brought their women. Gli Zanni accettavano di fare i facchini del porto. The Zannis, these farmers, accepted work as ports, le donne, as porters in the ports. Le donne, le serve. And the where women became servants. E anche le prostitute. And also prostitutes. Esplode in quel tempo, siamo intorno al 1520, una prostituzione veramente inarrestabile. In this time, in 1520, there was an incredible explosion of prostitution. Ecco che subito la Repubblica di Venezia si preoccupa e indice un'inchiesta. And the government of Venice was very worried about this and they started up an investigation. Sempre, sempre, anche oggi, tutti i governi, quando c'è qualche cosa che preoccupa, everybody, even today, when there are governments who are worried about something, che fanno? Indicano un'inchiesta. What do? They start up an investigation. Poi ci si ferma lì, naturalmente. Then they stop right there. Bene, in questa inchiesta non si fa altro, in questa inchiesta si scopre che la bellezza dell'11% dell'intera popolazione è dedita alla prostituzione. And this investigation they discovered that 11% of the population was dedicated to prostitution. L'11%, beh, non sembra una grande cifra guardarla così. So when you look at it, 11% doesn't really seem like such a big figure. Beh, ma però bisogna saperle leggere le percentuali. But you have to know how to read this percentage. Ecco, proviamo a leggerle insieme. Let's try to do it together. Prendiamo la popolazione di Venezia di allora, era 120.000 abitanti. Let's take the population of Venice at this time, which was about 120,000. Tagliamo in metà la popolazione. Cut it in half. 60.000 maschi li mettiamo da parte. 60,000 men, we put them on one side. Si prostituivano anche loro, ma in un modo del tutto particolare. They also prostitute themselves, but in a manner that's very different. Abbiamo 60.000 femmine. Then we have 60,000 women. Ecco, di queste 60.000 togliamo le vecchie. And out of the 60,000 we have to take out the old women. Ma quelle proprio decrepite. Decrepit women. Perché quelle appena appena stavano in piedi andavano bene. Because if they can stand up on two feet, it's okay. Poi togliamo le bambine. Then we have to take out the children. Ma quelle proprio piccole. The very little children. Così andavano già bene. This high, it's okay. Poi dobbiamo togliere le religiose, le suore. Then we have to take out the religious women, the nuns. Per favore non facciamo commenti. Please let's not comment on them. Poi dobbiamo togliere le donne molto ricche, le nobili. Then you have to take out the rich women, the noble women. Che si prostituivano anche loro. Who also prostitute themselves. Ma a prezzi inaccessibili. But at prices that are inaccessible. Quello parte di donne che ci rimane è appunto l'11% dell'intera popolazione. And the amount of women that are left is exactly the 11%. Tanto è vero che c'era un modo presso i veneziani di quel tempo di salutarsi. So much so that there was a way that the people in Venice used to greet one another. Un po' triviale ma simpatico. It was a little trivial but it was kind. Quindi dicevano, "Ehi, puta de ta mare!" They would say, "Hey, your mother's a whore." Non lo dicevano più. But they wouldn't say it anymore in these times. Perché l'altro rispondeva, "Sì, è vero." Because the other one would answer, "Yes, it's true." E la tua? And yours? In quel tempo succedono dei disastri. In these times there were disasters that happened. Proprio in conseguenza della questa esplosione stupenda di affari e di vantaggi, che appunto il capitalismo. In consequence of the flourishing of capitalism.
Ecco che succede che centinaia, migliaia di persone muoiono letteralmente di fame. At the same time there was a flourishing of capitalism, hundreds of people were dying of hunger. È un fenomeno che è stato studiato da un grandissimo storico che si chiama von Brentano, un tedesco. It was a phenomenon that was studied by a historian named von Brentano. Liberale. A liberal. Il quale ci spiega che proprio il capitalismo per vivere, anzi per esplodere nella sua efficienza, ha bisogno di grande quantità di vittime. He said that a capitalism, in order to flourish, needs victims. Così, boss. Che sintesi stasera. What synthesis we have tonight. Cioè, il capitalismo ha bisogno, proprio per poter svolgersi e per poter avere successo, di creare della gente disperata. See, in order for capitalism to succeed, it needs to have people who are desperate. E questo naturalmente si rivolge al capitalismo primitivo. But of course we're only talking about primitive capitalism. Vi ho liberato da un'angoscia. See, this will relieve you of any anguish you might have. No, perché c'è della gente che fa, ah, va bene. Now people say, it's okay, I feel better. Credevo parlassi di oggi. Sì, sì, no, he was talking about today. Perché io non me ne ero accorto, diciamo. I didn't realize this. Va bene. Ad ogni modo, tant'è vero che qualche intellettuale molto molto intelligente del tempo aveva avvertito il doge. See, there was so much hunger in these times that the intellectuals warned the duke. Intelligente, cioè il doge era il presidente della Repubblica. The duke was similar to the president of the Republic of Venice. Cioè, guarda che ci sono più di 10% di persone che muoiono di fame. These intellectuals said to the duke, listen, there's more than 10% of the population that's dying of hunger. In una repubblica come quella di Venezia, che era la più ricca di tutto il mondo. In a republic like Venice, which is one of the richest in all the world. Il doge ha detto subito no, non ci credo. And the duke said right away, no, I don't believe it. E se c'è veramente tutta questa gente povera e disperata, and if there really are these people that are so poor and desperate, è perché manca le informazioni. It must be. It must be because they lack the right information. Una storia del 500. But it's only a story of the 1500s. Manca l'informazione, la burocrazia pubblica non ha avvertito i poveri. They lack information. The ministers of the Republic have not informed the poor people. Non ha avvertito i poveri dove si trovano, dove sono collocati i bidoni dell'immondizia. Where they can find the locations of the garbage cans. Ora, dicevo, muoiono proprio di fame. So these people were dying of hunger. Tanto che io vengo a raccontare la storia della fame di uno Zanni. And I will recount for you the story of the hunger of a Zanni. Ecco, lo Zanni che disperato arriva al punto di pensa di strapparsi un orecchio pur di mangiarsi qualche cosa. Zanni is so desperate with hunger that he rips off one of his ears to eat it. Poi pensa addirittura di cavarsi un occhio. Then he plucks out one of his eyes. E di succhiarselo come fosse un uovo. And he sucks on it as if it were an egg. Poi di strapparsi via, cominciare a strappare un piede, un ginocchio. Then he rips off his knees, his feet. Un gluteo, l'altro gluteo. Gluteus maximus, the other one. Metterci dentro la mano e mangiarsi tutto come fosse un sandwich. Puts his hand between the muscles and eats it as if it were a sandwich. Poi pensa di strapparsi un testicolo, due testicoli. And he thinks to rip off a testicle, the other testicle. E di infilarsi a un certo punto una mano fino dentro nel ventre, strapparsi le budella, pulirsele bene. And then to stick his hand down his throat, pull out his intestines, clean it well. E mangiarsele con un grande. And also eat them. Poi a un certo punto si rende conto che c'è del pubblico. And at a certain point he realizes that there's an audience there. E pensa che non sarebbe male mangiarsi qualcuno dei presenti. And he thinks that it might not be bad to eat some of the people in the audience. Poi entra in una specie di incubo. And then he enters a kind of nightmare. E gli sembra di essere in una cucina. And he thinks that he's inside a kitchen. E comincia a cucinarsi un pranzo pantagruelico. And he begins to cook a pantagruelian meal. C'è una grande pentola. There's a big pot. Ci versa dell'acqua. He puts water in it. La fa bollire. He makes it boil. Ci versa della farina di mais. And he puts in corn flour. E fa la polenta. And makes polenta. La polenta è il popcorn dei Lombardi. Polenta is like the popcorn of Lombardy. Si cucina anche un grande pezzo di carne. He also cooks up a big piece of meat. Poi un grande pollo.
Then a big chicken. Alla fine mette tutto insieme e si divora tutto quanto. Then at the end he mixes it all together and eats it all. Ma ahimè, si sveglia e si rende conto che è stato soltanto un sogno. Then he wakes up and realizes that it was all only a dream. E qui c'è stato un capovolgimento che è grottesco e tragico insieme. And there's a turn in the story at the end that's tragic and grotesque. Io in questa mia esibizione non parlerò una lingua comune. As I perform this piece for you, I will not speak a real language. Ma un gramlo. But a gramalò. Gramalò è una lingua inventata proprio dai comici dell'arte. Gramalò is a language that was invented by the actors of the Commedia dell'arte. In questo caso fingevano di parlare il dialetto dei Lombardi. In this case they would pretend to be speaking the dialect of Lombardy. Un dialetto che non capiva nessuno. A dialect that nobody understood. A Venezia. In Venice. Quindi era inutile rifare quel dialetto. So it was useless to actually speak this dialect. E mettevano dei suoni onomatopeici che assomigliavano a quel dialetto. The actors just used the onomatopoetic sounds that seemed similar to this dialect. I veneziani continuavano a non capire niente. The Venetians wouldn't have understood it anyway. Voi questa sera immaginate di essere dei veneziani. So you tonight imagine that you are like the people of Venice. D'altra parte non preoccupatevi, neanche io capisco quello che dico. And don't worry because even I who am speaking it don't understand what I'm saying. No, sto scherzando, capirete tutto. No, I'm only kidding, you will understand everything. Il gramlo è veramente una lingua che arriva dappertutto. The gramlo is a language that everybody can understand. Stai da vrigo la sandrella di danno 105 la cracca la sorbino, ma la vada sotto un breghe sandrella la barza di si di grego uomo. Ad assente che non brava, se te c'è una brava, se dito non vuoi una brava, se dito non vuoi una brava. Ad assente che una roba se desidi di non me ne vuoi che da dio so tito che non vota tanto para che te so tito. Allora se te stendi alla labbia una buona passata se ti dito che la vota. È jugoslavo. That's Yugoslavian. È gramlo jugoslavo. It's the gramlo of Yugoslavia. Ecco, fra poco sentirete parlare invece del gramlo lombardo. And in a little while you'll hear me speak the gramlo of Lombardy. Ecco, per aiutarvi un pochettino noi abbiamo proiettato delle scritte lassù. And to help you a little bit we have projected subtitles over my head. Ma soltanto poche che vi servono così per compendiare la vostra fantasia. But only very few of them to help you in your imagination. Ecco, mi preoccupa soltanto che voi non guardiate soltanto là. But I ask you not to look too much at the screen. Ogni tanto guardate anche a me. Every once in a while look at me too. Non fate quello che è come è successo a Bruxelles. Don't do what happened in Brussels. Che il pubblico mi ha detto scusa tiriti via di lì che ci disturbi non vediamo bene. Where the audience said could you move over please so I can see the screen better. E ho dovuto recitare qua. I had to perform the show here. Seguite anche me. Please follow me too. Non devo dire più nient'altro. Nothing else to say? No, ma chiedo a te perché oh, sì. Non niente, va benissimo, possiamo andare. Allora. Non mi ricordo più se ho detto tutto. Un attimo solo. The anger of the Zen. Oh, porca, so the weekend, so the UFO on the next and the grave of Myers and. Ho son brigher andracca, sono una fame che non vorrò son distracca con una magna, che non sentire che c'è un fonse giorno, che non magni, a che adesso lo chietro presto, sono sbraga per terra, come vestire che c'è un tostro lungo, mica me se ne giro nella testa, la crapa, mi strappa, non regge, a me la magna ti tiene un trego, sono tutto un neggio, ma spraccaria, a me faraccaria come un nevo, e gli dico, c'è la che c'è un tre, che c'è un giunco, acciappa una ciappa, l'altra ciappa, che c'è una ciappa con la mano in mezzo, a me magno tutta la casa, e dice, poi se voglio che a me rimane sulla bocca di mangiarmi da parlume. Voi a che fame! A me strazzo un coglion, un altro coglion, mi butto il coglion, qua la canella, calcanera! A me strega tanto la mano dentro e poi c'è la rapata, la bisecca, ma che bella gente, potrei mangiarmi quelli che dici fra i più terribili. Ma la fame che segni, a me spraccaria come una scurenza, un bue, ma la magneria cucinato, ma magneria le montagne, ma magneria i navi, gli alberi, ma magneria il cielo. E buon per ti Deo che c'è lontano. A smanieria anche il triangolo, i cherubini che intorno,
Oye, poi che sono che a me vai che dentro che mi insegnamenti, ma vedi a partire, a me vedi insegnamenti piatti di così. Due che hanno accusato, sono accusato. Lei è una cucina, ho capito lungo, poi ho capito lungo, che so, col fuoco, vuoi che il fuoco è l'acqua, che vuol dire che ci sono un po' di sale, la canela, quella è la farina, la canela di nuovo, Che buon. C'è perché c'è la carne che c'è più. Brava, sham. Un po' di fuoco, il fuoco di nuovo, chi sei? Un pentolone, una padella, il tiro dentro, l'aglio, qui dentro l'olio, che mi brisa, un rosmarì, che profumo, toc, un uovo. Anche là dentro un uovo, ma che bello, anche dentro il fegato, la curadella che metto un depo, anche metto dentro un salamico, metto un tordoro, che metto dentro un bel salamico, dentro cuori d'olivo, perché sento che cucino, perché quando va fuori tutto il sapore, dopo una che ha un piacere da fare, che sono un piacere con una forza, non può far che sentire, allora bisogna dire, penso che il vino, penso che voglio che bella, voglio la canarella che sta dentro, che sei pronto? Avegno gaina! Iarena gallo! Oh, come scotta! Se c'è qualche segreto, il coltello più bla. Andino! Mi sono tagliato Andino! Il medino che era qui! A me sono tagliato! Voglio! Io le sarei! Non è vero. Oh, boy. Avevo un sognamento. Non ho mangiato. Non è stato un sogno. Va via! Come svirgola!
che bestia, ma che gamba, ma che cosa, ma par sotto, ma non calosa, ma questo che roba, ma che giambone, ma le aline, ma che belle le aline, ma che... le aline, come spesine, le aline. Questo me lo mangio tutto, ya. Che magnata! Il Gramelot di Scapino o di Molière? It's the Gramelot of Scapino or Molière. Saprete tutti che Scapino fu un grande comico della Commedia dell'arte e anche capocomico. Scapino was a great comic actor of the Commedia dell'arte and also a head comic actor. Ed era anche il nome di una maschera famosa della Commedia dell'arte. Scapino was also the name of a famous mask of the Commedia dell'arte. Ebbene, si racconta che a un certo punto della sua carriera Scapino si trovò a recitare con un suo allievo. At a certain point in his career, Scapino found himself performing in the same theater with his student. Ecco, questo suo allievo si chiamava Molière. His student was called Molière. Proprio Molière aveva avuto come maestro proprio Scapino. Molière had for a teacher Scapino. Lavoravano a giorni alterni, cioè uno lavorava il martedì, l'altro il mercoledì, così tutto uno dietro l'altro. They performed together on alternate nights, one on one day, one on the other. Molière si trova ad avere un grosso guaio. But Molière found himself in big trouble. Stava mettendo in scena una commedia che era il prototipo di due famose commedie. He was putting on stage a play that was the prototype of two of his other famous plays. Cioè insieme di Don Giovanni e di Tartufo. Don Juan and Tartuffe. Ecco che questa commedia vedeva come interprete principale, come personaggio principale, un aristocratico, un giovane aristocratico. The main character in this play was a young aristocrat. Questo giovane aristocratico si ritrova ad essere orfano di colpo all'istante. This young aristocrat suddenly found himself an orphan. Il padre, banchiere, è morto. His father, a banker, was dead. Vedete che i banchieri tornano sempre nel teatro. You see the bankers keep coming back to the theater. Questo era un particolare banchiere. But this was a particular kind of banker. Un banchiere che si occupava anche di politica. A banker was also occupied in politics. È un fenomeno del tutto legato al XVII secolo in Francia. A phenomenon that was linked only to the 17th century in France. Quello di vedere appunto dei banchieri che si occupano di politica e dei politici che si occupano di banca. That was the only time you could see politicians occupied with banking and bankers occupied with politics. Oggi sarebbe un discorso anacronistico. Today it would seem to be an anachronistic discourse. Ora, questo giovane banchiere, figlio di banchieri, non sa niente della conduzione di banche e di politica. So this young son-